Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere come creare un poligono di tiro simile a questo. Negli scorsi giorni abbiamo lavorato un pochino sulle armi, ne abbiamo create parecchie e adesso è venuto il momento di andarle a testare. E non creeremo una cosa così dettagliata perché ci vuole un po' di tempo, vi faccio solo vedere come impostarla e andremo soprattutto a vedere come creare dei manichini di test, appunto che siano un po' tipo crash test, che appunto ci riportino il danno che ricevono, così possiamo anche vedere a distanze diverse e con diverse armi il tipo di danno che possiamo causare, andando a impostare appunto come più ci conviene. Io ho creato anche appunto una specie di poligono di tiro con diverse distanze per capire appunto il fucile come si comporta, se va riposizionato, il tipo di danno. E per esempio questo qui adesso vedete un offset molto, molto largo, già sui 50 metri, quindi dovremo andare un pochino ad impostare anche queste cose qui. Iniziamo subito. Ci recchiamo nel nostro progetto, cartella all, plugins, shooter core content, cartella maps, e qui troviamo la shooter gym, che è praticamente una palestra di addestramento che ci fornisce già l'IRA. Noi la lasceremo ovviamente così com'è e ne andremo a creare una copia da poter modificare senza toccare appunto i dati che ci vengono forniti per il momento. E quindi possiamo semplicemente andare su file, salva livello corrente come. Noi abbiamo già creato una cartella My Shooter Game con tutti i nostri dati, all'interno ne creiamo un'altra con tutte le nostre mappe e i nostri livelli che creeremo in futuro. All'interno ne possiamo creare anche un'altra che la chiamiamo Map Test, e all'interno appunto possiamo creare la nostra Map Test. Ok, come vedete ce l'ha cambiata, anche se sembra uguale perché ovviamente l'abbiamo duplicata, ma qui possiamo andare a lavorare tranquillamente. Prima cosa che vogliamo fare è andare sulla sezione World Setting e togliere, diciamo che di base ce la dovrebbe dare con una di questi gameplay che prevedono anche i bot. Noi mettiamo invece la basic shooter test, che invece ci lascia spazio libero, non prevede i bot e possiamo lavorare appunto tranquillamente. Poi possiamo comunque andarle ad aggiungere se ci servono. Quindi se iniziamo nella nostra mappa, come vedete i bot sono spariti. Andiamo a modificare la mappa rapidamente. Come dicevo, non creeremo qualcosa di simile a quella di prima perché ci vorrebbe troppo tempo. Andiamo solo a fare qualche piccola modifica per farvi vedere come funziona. Allora, io per esempio adesso potrei cancellare questi. Io poi vi consiglio di farvi tutto un set con tutti gli elementi che ci fornisce l'IRA, in modo da averli a disposizione rapidamente. Al momento per questo tutorial li eliminiamo, quindi tutto quello che non serve lo possiamo togliere. Questi AIM li leviamo, possiamo andare a togliere anche qualche muro. La aggiustiamo un pochino, come ci viene meglio. Possiamo andare a cambiare i materiali, quindi selezioniamo tutte le parti in cui vogliamo cambiare il materiale. Per esempio, selezioniamo il pavimento, io utilizzerò tutti i materiali che trovo al momento in lira, per il momento non creo nulla, possiamo dargli il primo che troviamo e i muri possiamo farli se vogliamo un po' diversi, possiamo provare a dargli un crom, possiamo spostare le cose che al momento non ci servono qui di lato. Questo qui è lo spawn della salute, al momento non ci serve. Questa è una piattaforma che ripristina la salute, questo è il danno, possono servire più avanti per test, per il momento li lasciamo così. Possiamo anche spostare tutti i nostri tipi di spawn. Questi sono i nostri spawn delle armi, che invece adesso ci servono perché andremo a
appunto importare tutte le armi che abbiamo costruito finora per poterle testare. Facciamo un piccolo tasto per vedere se va tutto bene. Come vedete siamo spawnati nell'angolo e anche esteticamente non è male, quindi possiamo continuare. Quindi possiamo mettere, allora, cancellare uno spawn, tenerne solo uno, se vi fa piacere potete rinominare qui sulla cartella outliner tutti i tipi di spawn, quindi se sono pistole, fucili d'assalto, cecchini, eccetera, eccetera, potete crearvi ovviamente delle cartelle per inserire e organizzare tutto nella maniera migliore, io al momento non lo faccio, sempre per questioni di tempo, quindi creerò solo qualche arma per farvi vedere come funziona. Io poi, come avete visto, ho già il mio poligono pronto e utilizzerò quello dal prossimo video. Allora, possiamo andare a cliccare su uno spawner, CTRL-D, lo duplichiamo, possiamo cambiare il colore, per esempio se volessimo aggiungere delle pistole con un colore diverso per riconoscerle più rapidamente, possiamo anche mettere tranquillamente al momento un bianco. Per cambiare l'arma basta andare a cambiare il data asset qui dentro l'IRA weapon pickup, scriviamo pistol, possiamo selezionare una pistola di quelle che abbiamo creato noi e possiamo creare anche un'altra arma, per esempio uno shotgun, e andiamo a prendere il nostro shotgun che abbiamo creato. Così potete aggiungere ovviamente tutte le armi che volete, farvi il vostro poligono, cambiare poi i muri, mettere le scritte, credo che quello sia abbastanza semplice da fare. Se poi avete problemi scrivetemi, ma vedremo il tutto poi in una sezione riguardante le mappe più avanti. Non comparirà la mappa nel front-end, ovviamente, perché bisogna inserirla in una cartella specifica, e lo faremo poi, come dicevo, nel prossimo tutorial riguardante le mappe, e magari la riusciremo anche ad implementare proprio all'interno della scelta nel gioco, così da avere uno spazio un po' più divertente per testare le armi. Allora, altra cosa che vogliamo fare, appunto, è creare il nostro manichino di test che subisca danni e che non ci aggredisca, quindi per poterlo testare in maniera migliore. Quindi torniamo nella nostra cartella all, andiamo sulla cartella content, possiamo creare una nostra cartella all'interno della cartella character chiamata character test, dove conteremo i nostri crash test. Torniamo nella cartella content, andiamo su cartella character, heroes, dove sono contenute tutte le mesh dei personaggi che ci fornisce l'IRA, meshes, e qui abbiamo due skeletal mesh che possiamo utilizzare. Poi, come dicevo, potete utilizzare un po' quello che volete come bersaglio, quindi metterci un peluche, un orso, un semplice cubo, un mirino, un bersaglio appunto da poligono, quello che vi pare. Al momento duplichiamo queste due skeletal mesh. Le importiamo nella nostra cartella character, no, scusate, nella nostra cartella My Shoot Game Character Character Test, li rinominiamo Mail Character Female, e andiamo a cambiare il colore se vi fa piacere, altrimenti li potete anche utilizzare così. Io per comodità vado a creare una cartella Materials Character Test,
qui creiamo due materiali, o meglio uno, poi l'altro facciamo un'istanza. Possiamo creare un materiale base che lo chiamiamo Material Character Base. Lo apriamo, facciamo un materiale molto rapido e che sia comunque carino esteticamente. Qui aggiungiamo un parametro, vector parameter, lo chiamiamo color e abbiamo il nostro primo riferimento al colore. Poi possiamo creare dei parametri scalabili per andare a impostare invece tutto quello che riguarda gli effetti aggiuntivi. Creiamo scalar parameter, il primo lo possiamo per esempio chiamare metallic, crearne un altro che lo possiamo utilizzare per il roughness. Un altro, se ci fa piacere, possiamo anche utilizzarlo per le emissive color. E li andiamo ad aggiungere. Salviamo il nostro materiale e andiamo a creare le nostre istanze, quindi creeremo due materiali per ogni personaggio. Il primo personaggio possiamo fare mail e chiamarlo 01, lo impostiamo, selezioniamo tutte le voci che ci servono, al momento l'emissive color non ci serve, però possiamo impostare il metallico, il roughness e il colore. Gli diamo un colore intorno magari a una specie di giallone per il mail. Gli diciamo che deve essere poco metallico e con tanto roughness. E questo dovrebbe essere il colore che prevede la parte delle braccia e delle gambe del nostro manichino. Questo lo andiamo a duplicare e creiamo il male 02, che sarà invece la nostra corazza, il nostro corpo. Andiamo ad alzare la parte metallica, abbassiamo questa. Il colore lo lasciamo uguale. Possiamo già andare ad impostarlo così vediamo come funziona. Apriamo la nostra skeletal mesh, impostiamo il primo colore, quello più opaco, nella parte del colore primario, no scusate, nella parte del colore secondario, quindi andiamo a prendere gambe e braccia, mentre quello più metallico lo andiamo ad impostare invece nella parte del corpo. Ok, quindi crea un po' di effetto di profondità. Facciamo lo stesso per il manichino femminile, quindi possiamo duplicare questo materiale, chiamarlo female, andare solo a cambiare il colore, possiamo mettere un bel rosa intenso. Di questo ne facciamo una copia, quindi la facciamo come prima e la andiamo a impostare. Qui mettiamo il 2, andiamo a togliere anche gli asset, schiacciate su un punto qualsiasi col tasto destro, rimuovo all attacco d'asse. Ok, ci siamo.
Adesso che abbiamo i nostri personaggi pronti, dobbiamo andare a creare un blueprint che dica appunto a questi personaggi che devono avere una posa specifica e devono anche subire danni. Quindi torniamo alla nostra cartella My Shooter Game. Qui, come abbiamo visto, abbiamo i nostri personaggi pronti. Andiamo nella cartella Blueprints Character. Possiamo impostare i nostri character che abbiamo già utilizzato in una cartella a parte. Creare una nuova cartella per i nostri test. Qui andiamo a creare un character con abilità, quindi un blueprint già impostato da Lyra per noi. Quindi clicchiamo su Blueprint Class, qui andiamo a cercare Lyra with Abilities, quindi Lyra Characters with Abilities. Lo selezioniamo, lo chiamiamo Blueprint Test Male. Io creo direttamente l'uomo, ma volendo potete creare una base e poi fare dei figli per andare a creare l'uomo, la donna o tutti i personaggi che volete. Al momento li facciamo direttamente per fare un po' prima. Apriamo il nostro blueprint, aggiungiamo la nostra mesh. La impostiamo a meno 90 e gli diamo un'animazione. Quindi su Animation Mode selezioniamo Use Animation Asset. Andiamo a cercare un'animazione che possa andare bene per il poligono, quindi possiamo scrivere Pistol I am ADS, va bene, quindi si muove anche un pochino, rimane anche bene, bello da vedere esteticamente. Lo salviamo e ora dobbiamo dirgli che deve ricevere danno. Quindi andiamo su Event Graph, iniziamo a richiamare le abilità che servono per dargli appunto la salute. Quindi cerchiamo Get Ability System Component. Deve agire per se stesso, quindi possiamo già andare a richiamare la funzione self e gli diciamo che se è valido deve appunto iniziare a darci le abilità che vogliamo. Quindi is valid, possiamo collegare all'event begin play perché così tutto il processo parte dall'inizio e gli dice, cerchiamo init stat. E qui possiamo aggiungere le abilità che ci servono. Quindi la prima sarà Lyra Headset. Clicchiamo con Ctrl D, la seconda che ci serve sarà la funzione Combat. Aggiungiamo anche il target, segniamo che deve iniziare appunto con queste abilità. Inizialize with Ability System già legato con l'Health Component, quindi già legato alla nostra abilità della salute, e dobbiamo applicare un effetto a tutto questo procedimento. Get Ability System Component, perfetto, e applichiamo l'effetto su se stessi. Lo
l'effetto che dobbiamo abilitare è quello relativo all'energia, alla salute. Quindi possiamo prendere Huge Health Target. L'unica cosa che manca, appunto, dare un data table alle statistiche iniziali, appunto, per fargli capire il range nel quale deve lavorare. Quindi possiamo tornare nella nostra cartella Blueprint Frameworks. Qua creiamo una cartella Data Tables. Creiamo il nostro Data Tables, quindi andiamo su Miscellaneous Data Tables e gli diamo come struttura iniziale attribute metadata. Ok, possiamo chiamare Data Tables Quindi dobbiamo dare degli attributi relativi al nostro sistema di salute, quindi aggiungiamo due righe. La prima la possiamo nominare Lyra Health Sat.MaxHealth. La seconda la possiamo nominare Lara al set Erling. Diamo dei valori che sono nella prima riga la base, possiamo mettere a 100, il valore minimo a 1 e il valore massimo a 100. Nella seconda riga invece possiamo andare a 1, 0, 100. Ok, così abbiamo impostato anche il nostro data table che andiamo ad inserire nella nostra init stat relativa all'alt set. Ok, ora dovremo avere più o meno tutti i componenti per andare a testare il nostro personaggio. Torniamo indietro, blueprint character test, creiamo il nostro figlio relativo al nostro personaggio femminile. Clicchiamo su Mesh, andiamo a cambiare la scheletal mesh, salviamo e ora abbiamo i nostri manichini di test entrambi. Li selezioniamo, li portiamo nella nostra map test. Un'altra cosa che possiamo fare prima del test, se vi fa piacere, è anche andare a impostare questa mappa all'inizio all'apertura del programma, in modo che non dobbiamo tutte le volte andarla a cercare. Quindi Edit, Project Setting, Maps and Mode, e qui nella prima riga, quindi l'editor startup map, possiamo andare a cercare la nostra map test, settarla, fare un salvataggio generale di tutto, possiamo anche fare Pixapper Directors e possiamo andare a fare il test. Ok, quindi entriamo in gioco, qui abbiamo i nostri due manichini, come vedete non ci sparano, ma sono ben posizionati, quindi per una sezione di, per esempio, poligono può andare bene. Vediamo subito se ricevono danno. Ok, eccolo lì. Ci siamo, quindi abbiamo il danno al corpo, il danno alla testa, abbiamo anche, credo, il danno dalla distanza, quindi invece che 36 fa 18. E possiamo testare e vedere anche se funzionano le altre armi e poi direi che per questo capitolo è tutto, funziona tutto perfettamente. Adesso possiamo semplicemente andare ad impostare i nostri fucili con un riferimento reale rispetto al gioco,
E per questo è tutto, grazie per aver visionato e ci vediamo al prossimo tutorial dove appunto imposteremo fucile per fucile, magari anche le ottiche.